Quindi Limo non dorme. Perché non dorme? Perché non dorme, no? Allora, questa mattina abbiamo deciso di andare al mare. È una giornata infrasettimanale, siamo Bravissimo. giovedì. E ci siamo già fermati tipo 20 minuti dalla partenza per una piccola pausa vomito. Però adesso ripartiamo, lei è tranquilla. Buongiorno, questo siamo a posto. No, vabbè, però questa strada, siccome noi, vi faccio vedere dove siamo, siccome noi come mare si rimane vicino alla zona di Fano, dobbiamo scendere giù dai monti, quindi la strada fa abbastanza schifo, perché tutto è pieno di curve, si sale, si scende, adesso devo mettere la cintura. E quindi giustamente ci sta, fa abbastanza male anche a me questo tratto di strada. È peggio di quella mano. Comunque il peggio è passato e sì, lui diceva che il grosso del vomito l'ha recuperato lui con la mano. Sì, amore, siamo attentissimi. Però era veramente poco perché aveva già mangiato da almeno 40 minuti, quindi in realtà era poco per fortuna. E siamo arrivati sulla strada più normale. Normale, insomma, non liscia, tranquilla, poche curve. Poca strada di campagna, diciamo che dai monti siamo già scesi, quindi ora si va più dritti. Per cui riprendiamo, io qua ho un panzerotto non indifferente, siamo a 19 settimane e ieri sera l'ho anche sentita muovere, cioè qualche giorno che la sento, però non è ben definito perché con lei, che l'ho sentita 16 settimane prestissimo, le dava proprio già delle belle botte che non potevi confonderle in nessuna maniera, mentre questa bimba qua non riesco bene a... Dormi questo. Sono più tipo come avessi dei vuoti d'aria. Vuoti d'aria, secondo me la descrizione perfetta è vuoti d'aria, però vabbè, più avanti sicuramente la sentirò meglio. Sta iniziando a muovere, cioè sto iniziando a percepirla solo adesso, quindi aspettiamo ancora un po'. Perché? Sognosa. Ma idea, perché si muove? Vabbè, ma lei l'avevo sentita 16 settimane, con quest'altra Vabbè, ma sono questa è già matta, 19. vedi che è matta, eh. Comunque è bella evidente la panciotta oramai. L'altro che... Oh, questo è tutto colorato di fiori! Così mi piace. È bello, eh? Adesso Dove si batte un siamo? pochettino. Dove siamo? Dove Guarda. siamo? Guarda, qui. Oh, dove siamo? Ho fatto Ma siamo al mare? male. Brava! Ha fatto anche il babbo. Questo mio. Ha fatto anche il babbo, mi vogliamo fare. Perfetto. No, le foto non si fanno. Quelle non si fanno. Ecco, non si fanno. Andiamo a mettere il costumino? Sì, costumino. Andiamo. Amore, dove sei? Poi gonfiamo, ma andiamo a prenderlo, amore. È bella l'acqua. Che parte morbida l'acqua. Comincia di parecchio, eh? Andiamo a confessare niente? Ah, mamma. Ti dà? È divertente? Cosa c'è laggiù? Gli? Cosa sono quelli laggiù in fondo? Gli? Sco? Brava! L'acqua è sporca. No, ci sono le conchiglie, amore. Non schizzare la bimba, eh? No, l'ho tirata lì. La Sì. bimba si è spaccata. Eh sì, guarda dov'è il babbo, guarda. Dove c'è
già come proprio. Quanto figlio vecchio, no. Ah, va che roba! D'accordo. Sì, però era anche brutto il mare l'anno scorso. Vabbè che la mossa è un beccato brutto. È un beccato brutto. Adesso è tre. Ma tanto adesso cade davanti, sono sicura, eh? No, la sabbia è liscissima. Bello! Dai, ma che dai! Ale! Amore, qui è alta piccolina. Allora direi che quest'anno è andata abbastanza bene perché siamo entrati sull'acqua per da sola. Panciotto. Dove mandano qualcuno? Panciottero. Ecco la bimba 2. Ciao bimba 2. Ciao ciao. E disate che sei tu contento adesso. Chi? Tu. Non hai guida. Ma guarda di da questo. Non bene l'acqua? Eh sì, Posso domani? Come nuoti? E stai nuotando! Bravo, ma stai nuotando! Sì, finalmente hai nuotato! Non si schizza la mamma, eh? Diamo una bella fritturina qua con l'ombrellone perché lì il ristorante non sta ferma. Buonissima, ce l'ha fatta proprio qua, eh? Da mangiare le calecca. Le calecca? Mangia le carotine prima. Ma io voglio, non basta con chi, voglio le calecca. Finisci di mangiare le carotine. Vai, ma mangia le carotine. Dopo posso bere? Dopo sì. E poi posso bere le calecca? Sì, amore. Buongiorno, è la mattina dopo, ci siamo letteralmente appena svegliate. Simone è andato via un po' prima che doveva fare due cose al lavoro, ma torna velocemente. Ieri non ho continuato a riprendere perché poi pomeriggio ci siamo, dopo pranzo, siamo un po' riposate sui giochi lì con la bimba e poi siamo tornati a fare il bagno. Abbiamo giocato tutto il pomeriggio e non sono stata lì a riprendere. Lei ha fatto anche amicizia, ha giocato con dei bimbi, con delle bimbe, quindi si è divertita tantissimo. Poi ovviamente verso le 4 siamo ripartiti perché noi avevamo comunque un 2 ore di strada. E cominciavamo ad essere stanchini e soprattutto adesso vi faccio vedere. Ecco, questa è la situazione del mio sottopancione, la situazione del mio ombelico. Ok, da notare, e la schiena è peggio, non so se riesco a farvela vedere. Ecco, come vedete qua è un po' buio che non c'è la luce, ma ho il segno preciso del costume. Quindi non venite a dirmi che le creme solari non funzionano, perché come potete vedere dove io l'ho messa, dove sono arrivata con le mani, cioè qua su, non ho niente, qua giù non ho niente, ma qua intorno al costume dove non l'ho messa mi sono completamente ustionata. Il viso non ho niente perché l'ho messa bene. Davanti sono riuscita a metterla bene, me l'ho dimenticata questi punti qua, cioè vicino al costume, qua avevo trascurato la questione, infatti sono arrossatissima. E poi, guardate qua, buffissimo, il piede, che si nota un pochino meno, perché qua ovviamente di sole l'ho preso meno perché sono stata sempre in acqua, però fino a qui è bianco e qua comincia a essere rosso, perché fin qua ci sono arrivata, evidentemente avevo fretta, ho fatto così e qua non l'ho messa, e si vede nettamente la differenza, bianco e rosa, un po' anche i piedi in realtà, però non eccessivamente. Quindi, visto che la questione cominciava a bruciarmi, verso le 4 siamo ripartiti, anche perché poi comunque lo so che presto
Però noi abbiamo 2 orette di strada, quindi siamo arrivati a casa alle 6, ci siamo fatti le docce, non ho pensato nemmeno a disfare nulla degli asciugamani, le varie cose, ho lasciato tutto lì, infatti ci penso ora. E niente, abbiamo fatto la cena, poi ci siamo riposati, poi dopo verso... Io mi sono addormentata in realtà dopo cena, Simone ha pensato a stare con Lucrezia che... Poi alle 10 l'abbiamo messo il pigiama e finalmente si è addormentata anche lei e ci siamo riposati tutti. Perché comunque è stancante, non tanto il mare in sé, però per noi è lontano. Quindi, e poi quello è il più vicino, perché noi da qua, dall'Umbria, andiamo nella zona di Fano, tra Fano, Pesaro, Varotta, quelle zone là, e con 1 ora e mezzo/2, perché dipende anche ovviamente dal traffico, e ci si arriva, però è abbastanza stancante. Soprattutto considerando che il mare è già stancante di suo, no? È tutto un surplus. Comunque, io sono l'unica che si è conciata in questa maniera perché gli altri la crema l'ho messa io, quindi l'ho messa benissimo. Poi Lucrezia gliel'ho messa in continuazione perché lei è bianchina con quella carnina tenerina. Avevo paura che si cuocesse completamente. E quindi gliel'ho messa in continuazione e gliel'ho messa bene perché a quanto pare non si è scottata, anche perché lei non è stata un secondo ferma sotto l'ombrellone. Quindi, bene, è andata bene, insomma. E va bene, adesso mi vesto. Lucrezia l'ho già fatto fare colazione, io vado a fare colazione, mi vesto e poi comincio a disfare tutti i vari asciugamani, costumi da bagno, faccio la lavatrice, insomma, e pulisco.